Nell'episodio precedente. Scusa, scusa, mi spiace, oh cazzo, questo è morto. Ed è così che continua. Sesta scena, moving up. Ok, bene, allora abbiamo Corey e Tony! Uccide con i pugni e... oh, no weapons. Ok, questo sottintende che non posso usare armi se uso Tony, vero? Bene, ok. Beh, dai, facciamo difficile. Nord-ovest, 184esima strada. Bene. E oh mio Dio, la musica! Adoro questa fottutissima musica. Salve! Salve! Sono il postino, sono venuto a portare fiori e posta. Bollette. In realtà sono di Equitalia, sono venuto qui a portare... Sono venuto qui a portare le vostre cartelle di Equitalia. Salve. Salve. Buongiorno. Vuole unirsi? Ok, a me per i festeggiamenti dell'arrivo della nuova cartella esattoriale. Vuole divertirsi con le nostre cartelle esattoriali? Sir! Oh mio Dio, adoro questo gioco. Adoro questo cazzo di gioco. Peccato che non posso prendere le armi, altrimenti sarebbe stato un po' più facile, ma se no dov'è il divertimento? Ehi là, no, 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 stai fermo lì. Allora, ce la... cazzo! Giorno, giorno, ok, ok, svelti, svelti, rapidi e precisi, come le faine. In realtà non so se le faine solitamente uccidono la gente, ma... potrebbero anche farlo. Magari ci sarà una rivoluzione di faine più avanti e le faine uccideranno tutti. Oh, vuoi andare al bagno? Bene, puoi andare al bagno. Puoi anche rimanerci al bagno. In realtà a me piace stare, tipo, al bagno. Mi aiuta a pensare... Mi stavo per scordare di te. Io, mi piace stare al bagno, aiuta a pensare. Aiuta a riflettere. Insomma, magari molti di voi vengono aiutati dai propri cessi per riflettere sulle cose, come il senso della vita, il perché tocca fare l'esattore di Equitalia per portare le proprie cartelle esattoriali a dei poveri disgraziati all'interno di un tugurio, perché questo è un tugurio e la ragazza... Sì, ok, vedo un paio di tette. E là, tette. Sei quella che cerco? Sì, sei quella che cerco. Forza. Oh, shit. Yeah. Ok. Baby. Uff. Cazzo. Oh, e ci sono anche i cani che, a quanto sembra, impazziscono per farmi premere A. Ok, è schioppato il cane. Ok. Andiamo. Qui, qui, qui. Yes. Dov'è il cazzo di cane? Da qualche parte. Ehi là. Salve. Ok, mi spiace se c'è magari qualche animalista che tipo urla alla violenza sugli animali. Ma andiamo a... oh. Yes. Ora, c'è qualcun altro? Sì che c'è qualcun altro. Salve. È una bomba. Non... magari sì, magari... potrebbero anche metterci una bomba. Poter premere A, inserire i fili, allacciare, fare boom o pop. E poi andarmene perché esploderebbe tutto e moriremmo tutti. Con questo povero cane. Mi spiace cane. Non volevo farlo, ma non mi hai lasciato altra scelta. Porca, vieni qui! Grazie. Ora, salve. Che è rimasto? Ok. Lo sapevo, lo sapevo. Stai giù! Ehi là. Ok. E la belle... oh no! Il bong! Oh! Cazzo! In realtà non è un bong, sembra più un narghilè. Oh! Ho sempre avuto un narghilè. Salve. Stai indietro! Oh, wow, wow, wow. Stai tranquilla, sono qui solo per venirti a prendere. Tuo fratello ci ha mandato, non abbiamo intenzione di farti del male.
Mio fratello? Hai appena ucciso tutti i miei amici. Guarda, c'è una macchina che ci sta aspettando qui fuori, quindi abbassa la pistola. È tempo di andare. Ti lasceremo da tuo fratello. Ti aspetti che io venga con te? Sei pazzo? Hai ammazzato i miei amici. Non mi porterai da nessuna parte. Beh, in realtà non ha tutti i torti. Però siete un gruppo di fattori. Mi spiace per i tuoi amici, ma giri con della gente che ha dei fucili a pompa. Che ti aspettavi che facessi? Portassi dei fiori? Andassi lì con un mazzo di rose e dicessi: salve, siamo i testimoni di Geova. Dobbiamo venire a prendere la pupa. Potreste darcela? Tenete i fiori. Cioè, sarebbe stato più carino. Però sarebbe stato un po' da coglioni, ma in ogni caso. Ora, lasciami qui e vaffanculo da solo. O giuro. Ok, bene. Hai scelto l'autostrada. Andremo via di qui. Vai alla macchina. Oh. Però così mi fai fare un massacro per niente. Oh. Cioè, no, non che non mi sia divertito, No, in realtà mi sono divertito parecchio. Però, in senso, non è una cosa giusta, ragazza. Non so se puoi sentirmi attraverso il muro, però saresti anche potuta essere un po' più carina verso di me. Voglio dire, ho fatto tutta questa strada per venirti a prendere, ho schivato proiettili, ho ucciso persone, cani, cose, spaccato braccia a quanto sembra. Solo per venirti a prendere, avresti potuto anche essere un po' più carina nei miei confronti. Ah, non ci sono più le ragazze una volta. Ok, Mystery Machine, andiamo. Ok, vediamo. Dammi un bel... Oh, cazzo. Sì, vabbè, ok. Maschera sbloccata. Oh, Alex. Oh, Ash. Alex, Ash, ok. Ok, vuoi sbrigarti? Non è un buon momento per stare a gingillarsi. Se arrivano i poliziotti e ci vedono così, perdonatemi, mi stavo strozzando con non so che cosa. Ma mi stavo strozzando. Non ci metterò di meno solo perché tu stai rompendo i coglioni, ok? E in ogni caso ti avevo detto di far aggiustare il furgone per la settimana. Per questa settimana. Ah, giusto. Però non vedo perché dovrebbe essere il mio lavoro, non è il mio furgone. Fallo e basta e non rompere i coglioni, sei l'unico di noi che non è occupato con il lavoro tutto il giorno. Portalo giù da Andy al Chop Show. Ah, mi devi un favore. Ok. Fai solo partire la macchina e ce lo porto domani, ok? Eccolo qui, ora dovrebbe andare. Prova a farla partire e vediamo di andare fuori di qui. Via di qui. Fuori dai coglioni. Insomma, da questa parte. E sono una papera, quindi... Quack, quack. Era divertente ammazzare gente con la maschera da papera. Ok, 21 novembre del 91. Oh, salve. Che poi, stavo rivedendo i video e... Siamo dei... Una cosa di comunisti con uno squalo dentro una... Oh. Ok. Ora sono un russo? Uno di quelli che uccidevo su Hotline Miami 1 e che... Non lo so, probabilmente ucciderò ancora adesso. Che cazzo? Ok, va bene. Vediamo.